Ciao piccini cosmici, eccoci qui. Allora, in questo giorno assolato, assolatissimo, no, scherzo, ormai è già sera e è un po' buio, vedete che c'è questa luce eh, un po' tenebrosa. Allora, di che cosa vi voglio parlare? Eh, voglio parlarvi di Venere, eh, Venere appena entrata, lo sappiamo, in Scorpione, bisogna dire qualche cosa, ormai per forza, purtroppo. <ride> L'astrologo deve fare le previsioni, purtroppo. Purtroppo il, lo Scorpione. È lo scorpione, eh, l'astrologo deve fare delle previsioni, deve sempre dire qualcosa in anticipo. Eh, che noioso che dice le cose in anticipo, vabbè, eh, ma diciamo queste cose in anticipo. Allora, il rap proprio non mi va: l'hip hop eh, neanche, ma il rock and roll. Il rock and roll sì, che mi piace. <ride> Che è lui le stare tese i cantautori. Troppe parole. Il jazz, ma troppi accordi. No? È troppo complicato. La fusion è estremamente complicata. Ma il rock and roll, il rock and roll sì, che mi piace, non c'entra niente. Eh, allora, l'ariete, la mi piace, eh, ci piace, sì, vabbè, dai, eh, cominciamo dall'ariete. Eh, insomma, allora, anzi, prima di iniziare dall'ariete, vi voglio dire di questa Venere. Naturalmente in scorpione, eh, che cosa significa. Allora, ci sono tre eh, modalità. Adesso, qui diciamo. Cerco di essere serio, eh, che riguardano il sesso, il sesso, che naturalmente interessa a tutti, no? eh, la sessualità: eh, tre modalità fondamentali eh, nel, nell'astrologia, una è quella del leone, l'altra è quella del toro, e un'altra ancora è proprio quella dello scorpione. Eh, naturalmente ogni segno ha la sua modalità sessuale, il suo modo di a, rapportarsi al sesso, però questi sono i tre segni che più sono rappresentativi, che dicono qualcosa di, mo di molto forte. Ora il leone, eh, soprattutto se pensiamo alla quinta casa, che è cosignificante da un punto di vista astrologico, cioè che è assolutamente relazionata al leone, la casa proprio del sesso, cioè del divertimento. Eh, dobbiamo dire questo. Eh, il leone, la quinta casa, il sesso eh, legato al, all'estate, al, al momento estivo, quando si è tutti in vacanza, la possiamo associare tranquillamente al, mon al mondo dei ragazzi o anche degli adulti, volendo, però soprattutto dei ragazzi quando si è in vacanza al mare, in montagna, in agosto, effettivamente sotto il segno del leone. E così si diverte, si va in discoteca, si hanno i primi amori, si danno i primi baci, si fa la prima volta l'amore, ehm, si fanno le ore piccole, si beve, eccetera, eccetera. Insomma, quel tipo di eh, sessualità che è esplosiva, no? eh, è diciamo, animale, animale, ma non in senso brutale, in senso naturale, cioè in un modo senza, senza problemi, senza farsi troppi... Tanti trip, cioè una cosa molto, molto serena, molto potente. Questo, eh, questa è la sessualità leonina. Eh, possiamo associarla tranquillamente al leone e alla quinta casa. Poi c'è il toro, possiamo associarlo sì alla seconda casa, ma prendiamo il toro in sé che è forse è anche meglio. Il toro è sensuale. A differenza del eh, leone che è sessuale, il toro è sensuale. Bada ai sensi. Ai sensi. Per il, il toro, eh, fare l'amore è un fatto eh, legato... Eh, proprio al, ai sensi eh, è una cosa molto naturale un po come mangiare come ma mh, insomma bella tavola eh, una bella mangiata per il toro è molto importante mangiare pensiamo al toro che è legato a giove g come gola eh, giove esaltato in questo segno ebbene il toro abbraccia inghiotte fa proprio ciò che lo attorna ehm, per il toro questa modalità della sessualità, eh, la, la sessualità vissuta in questo modo, in un modo così diretto, semplice, senza farsi troppi problemi. Il toro non, non racconta tante fiabe, come spesso può succedere allo scorpione, che racconta tante storie legate alla sessualità o all'erotismo. Allo scorpione piace molto parlare di, 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 di Eros. Eh, lo il toro non parla, cioè, chi se ne frega, la cosa importante è vivere, no? La, la... La sessualità. Eh, quindi la vive in un modo naturale, eh, sensuale, con tutti i suoi sensi, un po' come appunto mangiare, come un godimento, punto, e basta. Ora arriviamo allo scorpione, che è il segno eh, di, cui di cui bisogna. Il rock and roll, sì, che mi piace. Allora. Ehm... Perché ho mente questa canzone è lui le storie tese. Eh, allora, eh, il, il, lo scorpione. Eh, nello scorpione c'è una parola, lo scorpione va associato a una parola ben precisa: che è erotismo. Erotismo. Ora, erotismo è una parola mh, che ha un suo significato, mh, che va compreso. Erotismo non vuol dire sesso, come quello del leone, ma neanche sensualità come quella del toro. È un'altra cosa. C'è di mezzo il cervello, c'è di mezzo la testa. Il, lo scorpione è così. A differenza del toro, eh, forse lo scorpione, non dico che lo scorpione non faccia. Però eh, cioè, lo scorpione dice tanto, ma cioè, fa, fa un po' meno: il, il toro, poche parole, ma andiamo al sodo. Lo scorpione invece ci gira molto più attorno, eh, ama molto diciamo, questo argomento, che è quello della, della sessualità. Eh, tanto che appunto bisogna chiamarlo erotismo. Erotismo. L'erotismo eh, riguarda una, una, una separazione fra. La, fra la propria, la propria persona e l'altra la, persona, fra la mente e il corpo. Cioè, ehm, il, lo, lo scorpione eh, guarda al corpo altrui con un, sempre con un certo distacco, anche con una certa diffidenza, volendo. Ora, qui bisogna andare a vedere l'aspetto stagionale simbolico. Pensate eh, a, questo, a questo discorso che io faccio tante volte, quello del chicco di grano, che è il protagonista, il frumento dell'astrologia. Che eh, sotto il segno dello scorpione, che cosa gli succede? C'è la semina, cioè la semina barra sepoltura legata a quel momento di Halloween, Sowain, Capodanno Celtico, momento oscuro in cui questo, se antropomorfizziamo il, il frumento, eh, è un momento anche duro, è uno shock, viene, viene seminato e qui eh, viene messo sottoterra. La terra preme da tutte le parti. La terra, che cos'è? È la carne. Ora, la carne, chiaramente. Quindi questo, poi, sapete le stagioni sono fondamentali, tanto che si può fare un'astrologia anche semplificata, basata puramente sui momenti stagionali. Eh, questo momento, eh, questo periodo, questo, questo, questa situazione eh, legata all'Halloween, legata al momento in cui il seme viene seminato dopo la bilancia, quindi non è così lontano, eh? adesso siamo sotto il segno della bilancia, quindi verrà no, fra non troppo. Eh, infatti Halloween si avvicina, no? Dobbiamo, già, già io sono già attraversato. Sono già, sono già pronto per Halloween con, con questa parrucca con i capelli verdi. Anzi, con i miei capelli verdi, eh, perché, non dire, perché sono cresciuti improvvisamente. Per, mi Preferisco dire che mi sono cresciuti durante la notte, così sto scherzando naturalmente. Allora, che cosa voglio dirvi? Che eh, la terra per me da tutte le parti: il, il seme, il, il chicco di, di grano. Eh, ora, questa terra, eh, da una parte è avvolgente, quindi il, eh, questo si, si ripercuote sulla psicologia del nato sotto il segno dello scorpione. E quindi il nato sotto il segno dello scorpione ha bisogno del corpo dell'altro, ma veramente in un modo potentissimo. Spesso ha bisogno che sia proprio appiccicato a sé, lo cerca, eh, ne ha una necessità profonda. Allo stesso tempo, questa terra che preme da tutte le parti è anche. Eh, eh, ostile, eh, certamente, perché il seme in qualche modo muore anche, essendo eh, seminato seppellito. Non muore veramente, è un morto vivente uno zombie, è un vampiro, perché il seme non muore, eh, rimane vivo. Ma c'è quella sensazione: il mondo dello scorpione è proprio quello. Pensiamo all'ottava casa, questo l'ho già spiegato in altri casi, eh, che è il settore sì, della morte, ma non è la morte davvero, è una sensazione di morte. Praticamente nessuna persona che io conosca che non so, alla luna per esempio o Mercurio in, uh, in ottava casa, che riguarda lo scorpione, la luna è l'infanzia, Mercurio è l'adolescenza, è morta, cioè, anche perché ci, ci parlano e sono persone adulte, eh, è morta durante l'infanzia o è morta durante l'adolescenza, però effettivamente durante l'infanzia, se uno ha avuto la luna, cioè se uno ha la luna in un ottava casa oppure uno ha Mercurio nell'ottava casa, è vero che durante l'infanzia oppure durante Mercurio adolescenza, ottava casa, eh, hanno avuto delle esperienze che riguardano la morte, nel sono state lì, lì, vicine per, per morire, eh, hanno avuto questo tipo di sensazioni. Quindi questo va naturalmente sottolineato. Eh, si può parlare di casa della morte, ma non in senso stretto. Sì, a volte succede che l'ottava casa racconti qualcosa, ma, ma raramente, eh, volendo, ma direi di no, fondamentalmente. Eh, comunque, ritornando allo scorpione. Eh, la terra che preme da tutte le parti, la, la sensazione della morte, ma anche, allora, da una parte il bisogno che tutto ti stringa, quindi del, della corporeità altrui di questa terra, e al contempo eh, l'estraneità del corpo dell'altro. Questo è l'erotismo. Cioè, cosa dicendo di qualcosa di più? C'è cioè il fatto di guardare al corpo dell'altro in un modo un po' distaccato, sempre in uno stato di, di veglia, di vigilia cioè non di vigilia, scusate, eh, vigile, vigilia, cosa c'entra? Eh, vigile, eh, con, con chiarezza mentale, senza abbandonarsi del tutto. Il toro si abbandona nella sua sensualità, nel suo tripudio così dei sensi, ma anche, anche il leone si, si, si diverte, eh, esplode nella sensualità. Lo scorpione no, guarda il corpo dell'altro, sì, naturalmente c'è un grandissimo interesse, c'è una grande potenza sessuale effettivamente l'erotismo ma eh, c'è sempre anche uno sguardo un po' distaccato non si lascia andare mai del tutto è sempre vigile c'è sempre un sospetto e eh, questo è legato alla stagione quindi eh, sì quando si osanna così tanto si dice tanto dello scorpione ah, lo scorpione è sessuale mm, sì è sessuale però come eh, c'è l'erotismo e l'erotismo ripeto ha un suo significato ben preciso non è un abbandono assoluto profondo eh, è un'investigazione, eh, lo scorpione è un investigatore, un detective, e lo è in tutti i sensi e lo è anche da un punto di vista eh, dell'amore, dei sentimenti. Ora, tutto questo ve lo racconto naturalmente perché Venere è entrata in, in scorpione, Venere è pianeta dell'amore, dei sentimenti, della bellezza, della femminilità, eh, dell'estetica femminile, eh, quindi ha un valore naturalmente legato a tutto questo, a un erotismo, a, a un modo d'amare scorpionico. Quindi diciamo, le prossime settimane, fino alla fine di questo mese, riguarderanno eh, questa quest, quest impostazione, eh, questo modo di amare erotico effettivamente, che non ha, non ha niente di troppo naturale, come il mondo del toro, ma ha qualcosa di di dark, di oscuro, pensate a a anche a questo fatto che se pensate al toro, il segno del toro, dov'è là, adesso non so neanche dove sia, qua dietro, da qualche parte, eh, là sopra, eccolo là, non so se si vede, ecco il toro, lì è effettivamente Venere nel suo domicilio, allora lì sì che Venere è naturale, Venere nel suo domicilio, cioè il modo di amare eh, alla, luce, alla luce del sole, all'aria aperta. Open air, cioè in, un, in modo semplice, cioè siamo nel cuore della primavera. Che cosa succede sotto il segno del, dello scorpione? Che eh, la posizione è opposta. Beh, Venere non è nel suo esilio, eh, adesso è nel suo esilio. Quindi, questa posizione è forte, ma da un punto di vista tecnico, no. Tuttavia, non vuol dire che non abbia significato, anzi, ha un significato profondo. Eh, lo scorpione è quel momento in cui eh, qui si ritorna. Da Luina al, al, al momento mh, del capodanno, capodanno celtico Swain, è il momento in cui eh, Plutone, che è molto forte nello scorpione, Ade, che è un personaggio ben preciso che ehm, è una sorta di diavolo, ante eh, rapisce Core, detta anche Persephone, figlia di Demetra, Demetra de dell'agricoltura, e la trascina sottoterra. Quindi porta tutti i fiori, tutta la. Tutto il ben di Dio che c'è in superficie sottoterra, è questo che succede. Questo, questa è la leggenda, questo è il mito. Quindi, effettivamente, doveva finire Venere? Eh, beh, Venere, se vogliamo, in questo caso possiamo anche associarla. Così facendo una piccola forzatura, ma neanche tanto, effettivamente a Core, a Proserpi, a Persefone, ma la porta sottoterra. Quindi, eh, tutti i fiori che stavano in superficie, la vegetazione, i frutti, tutta la bellezza, eh, i volatili, le farfalle, i tutto va, sparisce e va sottoterra. e Diventa tutto qualcosa di ctonio, cioè di sotterraneo. Mm, qualcosa che bisogna cercare, investigando, scavando. Ecco. Quindi Venere è legato. Venere in scorpione è legato a una ricerca. A una ricerca. Ora, da una parte effettivamente c'è un distacco, ripeto, l'erotismo eh, non è la sessualità, attenzione, non è neppure la sensualità del toro, c'è eh, è un, un aspetto molto, molto eh, legato all'intelletto. Pensate al fatto agli scorpioni in generale anche ai personaggi. Io questa è una cosa che tante volte ho segnalato. Pensate, non so, a Benigni, per esempio, che ehm, adesso, insomma, certo, da un certo punto in poi, vabbè, la, insomma, eh, la Divina Commedia recitata a memoria, oppure so, parla della Bibbia, oppure l'altro giorno era in televisione, parla, era in, nel programma di, di Alberto Angela, dove parlava di, anche di Leonardo da Vinci, però è partito, diciamo, molto basso, eh, lui, perché dello scorpione parlando, di sesso, proprio sempre praticamente. Eh, poi, ah, diciamo, dal mio punto di vista, diciamo, furbamente, intelligente, anche intelligentemente, cioè non potrei andare avanti così per tutta la vita, ha nascosto tutto questo sospetto, diciamo, sotterraneo e è andato in un'altra direzione, diciamo, sublime, sublime. Però è partito cioè, proprio così, cioè, con una, proprio, in un modo triviale, parlando sempre di sessualità. Era, se, se, se guardiamo i filmati di una volta, oppure andiamo a vedere programmi, insomma, parlava sempre dell'organo cioè, dell maschile, e femminile, sessuale. No, oppure, non so, la Luciana Litizzetto, eh, che ancora adesso in televisione in, uh, con, uh, con Fabio Fazio, adesso sono passati sur, sulla rete, rete 2 italiana, lei è anche dello Scorpione, anche lei parla molto di sesso, anche lei è dello Scorpione, stessa cosa. Eh, vabbè, chiaro, nella comicità è facile no, diciamo, giocare con questo elemento. Comunque, per dirvi che mh, lo, lo Scorpione usa molto questo aspetto, eh, parla spesso eh, di, di sesso, più che fare, parla, diciamo. no, fare, fa anche, non è che non faccia, se no si offendono gli scorpioni, però fa di più il toro, secondo me. Eh, lo scorpione ama parlare e ama, diciamo, fare tante congetture oppure, insomma, dire tante cose a proposito del, della sessualità. Eh, un pensatore del sesso. Beh, il sesso, chiaramente, questo è l'erotismo, effettivamente. Eh, l'erotismo, può avere anche un, aspe un aspetto sublime, nel senso che anche ha un, un valore iniziatico eh, certamente questo è logico nel senso che si entra in un mondo profondo eh, con l'altra persona e ci si accompagna in una realtà alternativa un po' come Dante che viaggia nell'aldilà in un oltremondo prima con... Eh, perché lì è un po' gay diciamo, cioè, oppure gay, scherzo non lo so però per, per dire no, con, con Virgilio e poi a un certo punto con Beatrice che era la sua amata quindi so, Forse bisessuale, so. dico così per dire, volendo, si potrebbe anche dire questa cosa. In ogni caso, quello che voglio dire, c'è cioè, questo viaggio. So, un po' scherzo, naturalmente, eh, non lo so. Eh, allora Penso di no. Comunque, eh, lo dicevo per scherzare. Comunque, eh, Dante Alighieri viaggia nell'oltremondo e questo viaggiare nell'oltremondo è un fatto erotico. Io tante volte, così un po' scherzando, un po' no, dico il viaggio di, di Dante Alighieri, essendo molto rozzi, essendo quasi barbari nei confronti della Divina Commedia, che io tra l'altro avevo anche utilizzato per fare uno spettacolo per i ragazzi. Naturalmente lì ero stato molto più serio, anche se eh, così eh, giocoso. Ehm, la si potrebbe ridurre tutta ad un atto sessuale effettivamente, cioè un viaggio in, in un altro mondo profondo dove tu ti perdi e poi a un certo punto raggiungi eh, la, la Trinità, e eh, lì eh, c'è cioè, un orgasmo, no? cioè, la Trinità quanto regge eh, lo sguardo di Dante Alighieri sulla Trinità? Eh, solo per un attimo. Per, per, per qualche secondo, è eh, così un po' come succede con l'orgasmo, dura pochissimo e poi si risveglia eh, È così. Ehm, come dicono ehm, i francesi, la petite mort, cioè la piccola morte, eh, questo è anche l'erotismo, la piccola morte, cioè la sessualità anche in generale, cioè il fatto di eh, venire meno se stessi, cioè un po' una sorta di svenimento, cioè venire, cioè... In cioè svieni, te ne vai per un attimo tuttavia appunto lo scorpione rimane vigile, questa è la sua caratteristica ora venere e scorpione ha tutte queste caratteristiche eh, che sono appunto legate a questa investigazione del corpo dell'altro eh, è una bella venere ma ehm, sì, è una bella è rovente per certi cioè è rovente nel senso che siccome c'è questa relazione con, con il corpo dell'altro dove c'è un desiderio fortissimo ma anche un sospetto c'è sicuramente una tensione, questo è chiaro, e questo rende la, la, il rapporto eh, sessuale molto interessante, chiaramente, dove c'è di mezzo anche l'intelletto. Non c'è solo il corpo, c'è l'intelletto. Spesso, spesso Venere in, nello scorpione porta anche a dolore, cioè non possiamo, questo non lo possiamo cancellare. Ehm, una Venere in toro è semplice, è facile, eh, è legata al piacere immediato, semplice, senza troppi problemi. Lo scorpione, insomma, una Venere scorpione porta anche a delle problematiche. È una bella Venere, non dico di no, ma eh, porta anche a far soffrire eventualmente l'altra persona, a volte ci sono degli elementi di masochismo o di sadismo, eh, tutto diventa un po' complesso, eh. c'è di mezzo il cervello, non c'è solo il corpo, eh. la cosa è molto più, molto più arzigogolata. Quindi bisogna tener conto di tutto questo, non è una venere così semplice. Eh, penso che abbiate capito. Vabbè, detto questo, anche in modo abbastanza veloce, eh, per quei, quei pochi che mi stanno seguendo, eh, pochi ma buoni. Eh, allora, che cosa vi dico? Allora, partiamo dalla riete. Allora, eh, e cerchiamo di spiegare un po' eh, come funziona per ogni segno. Cercherò di essere un po' veloce perché sennò ci metto un secolo. Allora, se partiamo dalla rete, possiamo fare questo giochino che è molto semplice, che si può usare in astrologia eh, e che funziona. Attualmente io non sapendo il tema natale di ognuno, eh, cioè se lo sapessi chiaramente dovrei parlare con ognuno e dire dove sta la sua Venere, eh, come funziona rispetto a tutto il suo tema natale, ma si può fare diciamo, un discorso generale. Contando e partendo, per esempio, da qui dall'ariete, si conta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 e si arriva fin qui fino allo al, scorpione. Si può fare in questo modo e questo diventa un modo di generale di, di spiegare ehm, astrologia. Quindi, rispetto al, all'ariete, eh, Venere si trova, diciamo, rispetto all'Ariete in assoluto, così in generale si trova nell'ottava casa. Nell'ottava casa dell'ariete, questo è abbastanza chiaro perché si parte proprio dall'ariete. Ora, l'ottava casa è proprio quella dello scorpione: si può, fare, si può usare questo metodo e quindi si può parlare in generale, se no non si può parlare praticamente di nulla. Eh, allora, l'ariete non è in conflitto. Ma neanche relazionato lo Scorpione. Quindi non, è, è come se non, insomma, si, si ignorano questi due segni. Tuttavia, hanno effettivamente in, in, in relazione che cosa? Ma Marte, eh, questo ce l'hanno insieme. Eh, ci sono segni che si ignorano proprio così. Sì, sì. Si passano vicino ma si ignorano. E tuttavia eh, hanno, hanno degli elementi in relazione, anche di questo si potrebbe parlare, fare un video su questo. Eh, la riete a Marte nel suo domicilio primario, quindi molto forte, Marte, che è l'aspetto eh, guerresco, l'energia aggressiva, ma anche la, la vitalità, eh, l'energia vitale, l'energia la potenza anche virile naturalmente, la voglia di vivere anche, anche l'entusiasmo, quell'energia che ogni mattino ci permette di alzarci dal letto, affrontare la vita e combattere non è solamente guerra potrebbe essere naturalmente portata all'estremo diventa qualcosa di estremamente pericoloso ad un livello diciamo più attenuato, è semplicemente la voglia di vivere, eh, quindi Marte ha sicuramente una grandissima importanza nella nostra vita, anche proprio quotidiana questo vale anche per lo Scorpione i due segni, l'Ariete e lo scorpione hanno Marte in comune. Ricordiamoci che Marte è anche, anche il fallo. Eh... Rappresenta anche questo, è eh, il membro maschile. Eh, questo, adesso, visto che siamo in ambito scorpionico, possiamo dire anche questo. Tra l'altro, sta transitando anche Mercurio, Scorpione. Poi alla fine di questo mese ci sarà anche eh, lo Scorpione. Ehm, quindi eh, c'è questa energia, no? questa energia che abbatte le porte, cioè l'ariete eh, butta giù le porte. Del resto, pensiamo proprio allo strumento fatto di legno nel Medioevo che buttava giù le porte. Ora, eh, per, per l'ariete, che cosa significa? Eh, così, in senso proprio generale, vagamente astratto però che può essere abbastanza giusto eh, anche senza sapere il vostro tema natale, cosa significa Venere in, in, in Scorpione? Allora, è nell'ottava casa, quindi. L'ottava casa non è tanto quella dell'erotismo. Eh, L'ottava casa, certamente, è quella tipicamente scorpionica, ma è la casa più che altro dei segreti. Il segreto ultimo è la morte, è quello più indecifrabile. Cos'è la morte? Beh, ognuno ci mette dentro quello che gli pare. naturalmente. Questo, di questo ho parlato tante altre volte, ma adesso non parlerò certo adesso della morte. Eh, comunque, c'è quello. E poi ci sono tutti gli altri misteri, tutti gli altri segreti. Dal segreto, chissà, nel, quella persona che incontro sul pianerottolo di casa ogni giorno. Eh, chi è con quel sorrisetto vestito così? Oppure questo tizio con i capelli verdi con cara Chi sarà mai, eccetera? Cioè, c'è questo desiderio di sapere che cosa si nasconde dietro le cose. Questa è l'ottava casa, il segreto, il mistero, l'occulto. Nell'ottava casa c'è anche naturalmente l'astrologia e tutti i temi che riguardano il magico. Ora, una persona adesso che è Dall'Ariete, con questa Venere in scorpione, più che amare, perché Venere è amare. Adesso. Amare, soprattutto questo significato Naturalmente rappresenta anche la donna rappresenta anche la bellezza però pensiamo soprattutto all'amore, più che amare eh, in un modo eh, fisico ama eh, quindi dei corpi ama il mistero ama il segreto l'occulto ha bisogno di addentrarsi in zone sconosciute e segrete questo soprattutto per la per l'ariete vale in questo momento ricordiamoci anche che l'ariete in questo momento a giove ancora Ora dalla sua parte, ancora per due mesi, eh, perché sta transitando in Sagittario, Saturno contro, quindi da una parte c'è una difficoltà e dall'altra parte Saturno sta transitando in Capricorno, da una parte c'è una difficoltà, dall'altra parte c'è un privilegio che è determinato dal, da questo eh, Giove. Ehm, e adesso questa Venere eh, porta soprattutto una ricerca ulteriore del mistero. Quindi nel, nell'ariete c'è uno sviluppo del desiderio di sapere che cosa si nasconde dietro le porte, cosa ci sarà nella cantina, nella soffitta, qua dietro quella porta ci sarà un tesoro, ci sarà un mostro, in quella porta sempre chiusa, no? cosa ci sarà. Ecco, più questo, no? più che, che l'erotismo vero e proprio fra... Fra uomo, fra uomo e donna, o fra uomo e uomo, insomma, quello che sia: insomma, fra due partner. C'è più un, un, un amore, un desiderio. C'è un, un erotismo. Un piacere legato alla ricerca del mistero. Eh, Lorena Vello mi dice ciao ruben eh, ti lancio una domanda che non concerta cioè, di cui stai parlando. Okay, allora eh, nella lettura dei tarocchi, che fai? Consideri anche le carte che escono al rovescio? Sì, sì, ah, sì, sì, certo. Eh, Finora non ti ho mai sentito parlare di carte al rovescio. Ma ah, sì, volendo, sì, a me devo dirti la verità. Eh, eh, adesso qui, in questo, visto che sto parlando di un'altra cosa, comunque lo dico tra parentesi: visto che mi fai questa domanda, a me non piacciono le carte al rovescio, è una cosa mia, diciamo, sono un po' Forse perché sarò della Vergine, voglio tutto in ordine. vabbè scherzo, un po' esagero, però le carte al rovescio non mi piacciono tantissimo, cerco di metterle tutte in generale. Eh, che siano tutte dritte eh, tuttavia a volte succede no, che sono mescolate eh, le carte rovescio, oppure sì sì naturalmente eh, in realtà eh, andrebbero anche fatte così c'era una mia amica, cioè una mia amica, una amica sì, sì una una signora che non, non so neanche se sia ancora do, dovrei accertarmi se sia, a proposito di Scorpione se sia ancora vivo oppure no perché era abbastanza vecchia che ogni tanto andavo nel suo negozio di, diciamo, esoterico dove vendeva libri e altre cose esoterici Um, e lei una volta mi ha fatto, lei stessa mi ha fatto le carte, mi sono fatto fare le carte da una persona solo una volta, quella persona lì perché mi interessava, perché era una um, persona interessata. E lei dice ogni tanto bisogna mettere anche le carte un po' mescolate, così anche al rovescio, così ogni tanto se salta fuori la carta al rovescio eh, vedi un po' che anche questo ha un suo significato, ma certamente, quindi si può fare anche, sì sì, si può fare. Io diciamo che tendo a metterle in tutte dritte, perché non, non mi piace, però effettivamente sì si possono mettere anche rovesciate oppure non pensarci e lasciarle e anche, anche il fatto che siano rovesciate assume un significato questo assolutamente sì chiusa la parentesi ritorniamo a questo discorso eh, penso di essere stato abbastanza preciso no? giusto allora, allora dell'ariete vi ho detto adesso parliamo del toro Beh, il toro ha venere contro adesso eh, ce l'avrà per tutto eh, per tutto questo mese il toro il toro, con questa venere contro eh, ora pff, ma per il toro è l'occasione di guardare al di fuori di se al di là di se stesso. Eh, se contiamo partendo dal toro, praticamente per il toro il mondo dello scorpione è la settima casa, in questo, in, con questo tipo di, di, di visione che si può fare. Questo è un metodo, quello di, di, di contare in questo modo molto semplice. No? Partendo dal toro di 1, 2, 3 e arrivi fino al allo scorpione 7. 7. Eh, è un modo quando non si sanno le case in un modo preciso delle persone, si può fare. Eh, secondo me funziona, è abbastanza preciso. Così, in modo generico o generale, ha sicuramente una sua efficacia. Quindi, eh, Venere si trova dall'altra parte, di rimpetto eh, al, al Toro. Per il toro eh, certamente non è, non è la sua Venere, tuttavia questo lo porta a capire l'amore in un modo diverso, nuovo, eh, inusuale, inconsueto, inaudito anche. Esce da se stesso, la settima casa è quella dell'altro, dell'alterità. L'altro è sempre un mistero, eh, questo vale per tutti noi, ma questo sempre, sempre. Cioè quando noi ci, associa ci associamo amorosamente con qualcuno, anche quando siamo innamorati naturalmente, ma anche quando ci si sposa, ma sempre. L'altro è comunque un mistero, l'altro è l'altro, eh, non, non sei tu. Eh, anzi, più ci si avvicina, più l'altro diventa l'altro. Vorrei, eh, diciamo, dico questa cosa un po' estrema. Più ti avvicini, più l'altro diventa un mistero. Eh, quindi mettersi insieme è sempre, è sempre un fatto, è, è un'operazione un che, che richiede coraggio, eh, che richiede certamente innamoramento, poi l'innamoramento come si sa tante volte svanisce abbastanza facilmente, comunque rimane il fatto che l'altro effettivamente è una sorta di pozzo in cui guardare dentro. Allora, eh, per, per, lo, per, per il toro in questo momento c'è amore, amore certamente, l'amore può esserci. Può esserci anche l'apparizione di una persona molto interessante. Mettiamo che un toro sia solo, un toro, femmina, uomo, donna. Eh, a, può apparire facilmente una persona dell'altro, eh, un partner possibile, una persona di cui innamorarsi. E il toro è affascinato. Eh, ma da che cosa? Da, qualco, da qualcosa che è molto diverso da se stesso. Eh, questo ce lo segnala Venere proprio dall'altra parte. Eh, naturalmente se pensiamo ad un uomo è più facile perché venere rappresenta la donna quindi se un uomo è del, è del toro dall'altra parte abbiamo venere e uno scorpione è, è molto più chiaro poi si potrebbe parlare che ne so, anche di omosessualità cioè una donna che è del toro e quindi è attirata da un'altra donna, ecco questo potrebbe essere molto forte, quindi possiamo segnalare questo elemento soprattutto per l'uomo e anche per la donna eh, omosessuale che può essere molto attirata da qualcun altro, forse per la donna Può essere meno interessante no? il fatto di avere, però anche lì, mh, perché no? Venere rappresenta anche l'amore in generale e quindi l'amore si presenta in un modo inusuale, diciamo così, o comunque arriva in un modo inaspettato, improvviso, soprattutto per chi naturalmente è solo, per una persona che è già. Eh, sta con qualcun altro, oppure possono succedere stando insieme ad una persona delle situazioni abbastanza particolari anche interessanti, certo che portano un po' al di fuori della, della normalità della routine, questo può solamente ravvivare ravvivare la coppia, eh, per quel che riguarda il toro, questa venere che sta dall'altra parte poi, eh, se andiamo a vedere gemelli allora, venere eh, in gemelli allora, se contiamo eh, partiamo da qui allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giusto? Sì, 1, 2, 3, 4, 5, no, 7, 7, 6. La settima casa, beh, allora, eh, i gemelli, ecco qui altri due segni che sembrano non avere niente in, in comune, i gemelli e lo scorpione, perché effettivamente non, non sono legati tra di loro, no, trigono, sestile o qualcos'altro, oppure non sono neanche in opposizione, in conflitto, ma eh, hanno in comune eh, Plutone. Lo scorpione è proprio il segno di Plutone. Plutone è Ade, Ade questo, che è un luogo dell'antica Grecia, un luogo, cioè, è il luogo sotterraneo, è un inferno anche qui, ante litteram. Oppure, come dicevo prima, è un personaggio Plutone. Plutone Ade, è il diavolo, Lucifero, ante litteram. Semmai sono stati i cristiani che hanno preso eh, dai personaggi greci, mh, dalla grecità, degli elementi che gli sono serviti poi per costruire le loro icone, il loro icone, il loro personaggio, cioè il personaggio di Lucifero Satana, da dov'è che viene? Ma viene da, effettivamente da Plutone, che sta sottoterra, dove sta il diavolo? È sottoterra, cioè, eh, ce lo racconta anche Dante Alighieri, no? il diavolo sta sottoterra, nel centro, addirittura nel cuore, è questo, il grande vermo, il grande vermo, come dice lui, il verme che bacca questa mela che è il pianeta Terra. Oppure, non so, eh, viene da Dioniso, il diavolo, anche da Pan, che con le sue corna da poverino, che è abbastanza innocuo, però anche lì eh, è stato utilizzato per costruire, alla fine, questa immagine del diavolo, questo Anpassam, questo, questo l'ho spiegato tante volte. Comunque, ehm, a parte questo, insomma, sì, Plutone, effettivamente, no, non a parte questo, Plutone, Plutone nello scorpione, Plutone molto forte nei gemelli. Gemelli, questo segno così arioso, così adolescenziale, così fresco, volante, ehm, assolutamente associare a Mercurio, Mercurio che Hermes er o Hermes, come si preferisca pronunciarlo, Mercurio, che con le sue calzature ala, eh, alate che vola di qua e di là, eh, astuto, giocoso, ludico, eh, eccetera, eccetera. Tuttavia eh, il segno dei gemelli è anche molto oscuro. Eh, questo tante volte forse non, non appare perché il segno dei gemelli è estremamente spiritoso, giocoso, eh, può apparire anche un po' su superficiale, in certi casi lo è, è distratto oppure... Insomma, passa da una cosa all'altra, da un pensiero all'altro, come un'ape di fiore in fiore, bottinando di qua e di là, eh, per poi andare nell'Arnia. Ma l'Arnia è un luogo oscuro che è Plutone esaltato. Quindi, Plut il Plutone dei gemelli è anche più potente di quello dello Scorpione: c'è una profondità: Plutone, P come profondità, P come pozzo, P come petrolio, <ride> come precipizio, ehm, anche come pensosità come, vediamo se mi vengono altre parole con la P, sì, ma adesso non mi vengono più, eh, comunque ce ne sono tante, volendo, anche come paura, eh, volendo, eh. questo è un altro discorso. Comunque, rimane il fatto che i gemelli e lo scorpione hanno effettivamente qualcosa in comune, questo, questo aspetto della, della profondità. Sono molto diversi, certamente, ma figuriamoci, qui siamo nella primavera, qui invece siamo, nello scorpione siamo nel cuore dell'autunno. Del, dell eh, tuttavia, effettivamente c'è un legame. Ora, eh, Venere per... Ehm, no Stavo dicendo settima casa, no? Qui, qui stavo sbagliando di grosso. Perché la settima casa è quella del toro. Uno, due, tre, quattro, cinque... È la sesta casa, la sesta casa. Cosa, cosa dico mai? Ma, cara Zorelma, correggimi, eh, intervieni. Sì, volevo intervenire, ma non vole, volevo farti fare brutte figure. Eh, ti ringrazio. No, perché la settima casa è, quella, eh, è per il toro, no? Il, il, lo scorpione. Invece è per i gemelli. La, la, eh, lo scorpione è la sesta casa ora la sesta casa è quella della, della quotidianità è quella virginia beh eh, qui eh, allora volendo essere un po' eh, beh, erotici effettivamente come vuole questa venere in scorpione eh, do, dove si svolge l'erotismo per i gemelli durante questo mese beh nella quotidianità, nella quotidianità cioè in ufficio cioè corriamo in banca Proprio quelle cose da film, no? eh, lo so, eh, ma lo racconto così anche, anche una cosa simpatica, un, un po' da film, ma che può essere così, cioè due che si amano, che si colpi di fulmine, fulmine oppure attrazioni cioè, così molto travolgenti e corriamo in bagno, così. oppure sì, in ufficio, in un'azienda, oppure proprio nella vita di tutti i giorni, cioè, come, come a volte si racconta, no? cioè, sul, cioè, si, si racconta e si sa, eh, oppure si può vivere sulla lavatrice. su... <ride> facciamolo dappertutto in tutta la casa. Ecco, eh, è un po' così effettivamente. Eh, poi i gemelli è un segno molto eh, erotico, molto sensuale, proprio per questo plutone che è molto forte. Poi i gemelli sono legati all'adolescenza, quale momento più eh, erotico dell'adolescenza, quando proprio vuoi conoscere il corpo dell'altro, quando c'è una curiosità enorme, eh, è proprio l'adolescenza. Ora, con questa Venere, nella sesta casa, eh, si sviluppa, cioè l'aspetto la, 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 erotico, sessuale dei gemelli è molto... Ehm, molto sottolineato. Quindi c'è questo desiderio di eh, esprimersi in un modo proprio legato alla quotidianità, proprio nelle, nelle cose concrete di tutti i giorni. Quindi eh, ci si toglie i vestiti facilmente in qualunque situazione, diciamo così, per i gemelli in questo momento. Eh, se sei ragazzi, naturalmente più che mai i gemelli sono il segno dei ragazzi, della gioventù, ma può naturalmente valere per tutti quanti. Poi andiamo a vedere eh, il cancro. Beh, per il cancro... Eh, uno, due, tre, quattro, cinque. Eh, beh, eh, la casa eh, dove si trova Venere è la quinta casa, che è proprio quella del sesso. Questa è proprio legata al leone, quinta casa. Poi il cancro e lo scorpione sono molto relazionati tra di loro: sono tutte due segni d'acqua. Il cancro, qui diciamo, perde il suo. Cioè perde, naturalmente, non, non è possibile, ma perde in parte la sua solita poeticità. Il eh, cancro è un segno poetico, romantico ovviamente questo rimane sempre, eh, naturalmente la premessa è sempre quella, ti porto i fiori, i cioccolatini, eccetera, eccetera, ti scrivo le poesie, ti canto le canzoni, suono il mandolino sotto casa tua, però eh, improvvisamente in questo momento, adesso il, il, il cancro diventa molto sessuale, molto erotico, diciamo erotico barra sessuale, perché il Sole si trova, scusate, il Venere si trova nel Scorpione, nella casa del sesso, quindi la potenza sessuale si fa molto forte. Ricordiamoci sempre che il cancro in questo momento diciamo, sta vivendo un periodo non facilissimo con Saturno contro, che purtroppo durerà anche durante l'anno prossimo, anche se andrà fuori dal, dal Capricorno per un po' di tempo, marzo, aprile, maggio, giugno, ci saranno dei mesi in cui andrà in acquario e poi torna indietro, eh, c'è questo moto retrogrado, quindi un, per un po' sarà anche fuori, però insomma, allora, il, ca il cancro, na i ca quelli che sono nati nella prima decada, li, non devono temere nulla perché il Capricorno, cioè il Saturno non li tocca per tutti gli altri vabbè, il periodo un po' così duro difficile con questo Saturno contro beh, continuerà anche durante l'anno prossimo cioè, ci si libererà totalmente da questo Saturno solo nel, nel 2021 poi è vero che entra, anche, Gio, eh, entra anche, anche Giove in Capricorno che sarà contro il cancro anche questo simpaticissimo non è che dire boh eh, qui ci sarebbe tutto un discorso da fare Naturalmente è peggio Saturno, eh, Giove toglie una certa felicità, un certo ottimismo. Eh, ci saranno altre cose per il cancro, non dubitate che ci sono altri elementi positivi. Però è vero che effettivamente il cancro eh, forse è un segno abbastanza bastonato in questo momento, Va, insomma, bisogna, bisogna, bisogna insomma, essere onesti e dire anche questo. Anche se certi del cancro possono avere per esempio eh, Urano dalla loro, pa eh, dalla loro parte. Se per esempio siete, soprattutto se siete nati nella prima decade, nella prima decade, allora avete Urano dalla vostra parte, Urano che è entrato in marzo in Toro, questo vi aiuta molto ad essere estremamente attivi. Diciamo che potrebbe essere una buona cosa essere della prima decade. Mm. Eh, anche perché, allora, da una parte non sia Saturno contro e sia Urano dalla propria parte in questo momento. Comunque, vabbè, se non voglio fare un discorso sul Cancro che poi ci saranno tante tanti movimenti vari, quindi si potrà parlare del cancro in altri momenti. Eh, C'è cioè il fatto che la sessualità durante questo mese, allora, questo, almeno questo, diciamo prendetevelo e utilizzatelo perché è molto potente, anche i colpi di fulmine, l'amore e anche in generale, anche se siete insieme, già in coppia, comunque l'amore aumenta, la densità, l'intensità dei sentimenti. Eh, sessuali erotici sono, sono molto forti durante questo mese poi c'è anche mercurio quindi che transita in, in scorpione quindi per il cancro è un ottimo mese da un punto di vista sentimentale questo, questo mese che stiamo vivendo quello di ottobre eh, poi eh, c'è il leone beh il leone e lo scorpione non vanno tanto d'accordo eh, sono due mondi completamente diversi il leone è solare è luminoso eh, invece lo scorpione è è dark, è oscuro, è una grotta, è un mondo sotterraneo, come raccontavo prima, quindi qui chiaramente c'è un, un conflitto. 1, 2, 3, 4, quarta casa, che dire? Beh, Venere nella quarta casa rispetto al leone, si può dire che ha un valore un po' domestico questo, questo scorpione, quindi. Ma non, non è neanche poi così male, soprattutto può avere valore per chi è sposato per chi, o per chi già convive con una persona. Quindi se si sta insieme nella casa, cioè nella propria magione tra le mura domestiche, allora lì l'erotismo, diciamo, questa Venere in scorpione può assumere un certo valore per il leone. Eh, questo soprattutto appunto per le persone che eh, vivono insieme nella stessa casa. Questo lo si può dire tenendo conto, facendo questo tipo di, diciamo, di giochetto astrologico, contando le case. Ehm, in sé c'è una quadratura, quindi non è che cioè questa venere porti così tanto al leone. Potrebbe essere anche un momento un po', mh, questo ottobre, così scarso da un punto di vista del, dei sentimenti. Ripeto, solo se eh, si è... Si è ma soprattutto se si è sposati, se, se si, è, si sta in famiglia, cioè la famiglia, la famiglia improvvisamente che è un luogo diciamo, tenue, diciamo, dolce, eh, che in fondo potrebbe anche eliminare l'aspetto erotico, invece qui lo amplifica eh, per un fatto diciamo, astrologico eh, delle posizioni, perché rispetto appunto al, al leone, se contiamo 1, 2, 3, 4, siamo nella quarta casa, nel, eh, partendo dal leone. Nel, tenendo questo conto di questa Venere. Quindi tutti voi che siete sposati siete delle ore, allora lì eh, le cose funzionano. Oppure che vivete insieme a qualcuno. Allora, questa è una spiegazione eh, sicuramente valida. Poi c'è la Vergine, eh, beh, la Vergine è molto ben relazionata al, allo scorpione, anche solamente dal simbolo, eh, vedete che c'è questa M. M. Eh, questa M tante volte, effettivamente, io l'ho tante volte detto la Vergine M come meccanismo, M come matematica effettivamente M è anche come morte, eh, come morte. Eh, la Vergine M come morte Scorpione M come morte, ora la morte non bisogna vederla in senso negativo perché la morte c'è cioè, una volta sola nella vita cioè, che, che sono, succede un sacco di volte c'è cioè, un avvenimento che poi è anche estremamente misterioso, poi in realtà la morte non esiste, nel senso che esiste morire eventualmente ma la morte proprio in sé insomma, o è qualcosa oppure non è niente in ogni caso è, è qualcosa che sta dall'altra parte, quindi Va preso in considerazione a sé, eh, quindi. Tuttavia, effettivamente, eh, sia lo scorpione sia la vergine hanno qualcosa associato alla morte. Lo scorpione è assolutamente, come ho spiegato prima, questa sensazione. Eh, la vergine si occupa della morte nel senso che non vuole che le cose marciscono, M, come marcescenza. Eh, e, e lo, lo fa con... In un modo meccanico lo fa in un modo matematico, eh, cioè che cos'è che fa? Fa di tutto perché le cose non marciscano, non si deteriorino, eh, lavora contro la morte, contro il tempo che passa. Eh, questo è, diciamo anche il suo, il suo compito è stagionale: prende il grano che è stato mietuto sotto il segno del, del leone e fa questo tipo di lavoro. Questo da un punto di vista simbolico, ma poi si riflette effettivamente sulla Vergine, che effettivamente ha questa grande passione, diciamo così, per la conservazione. Comunque, effettivamente, la Vergine. E lo scorpione vanno molto d'accordo. Della Vergine si può sempre dire: beh, la Vergine che ridere, oh, oh, eh, anche già solo il nome no, è Vergine, quindi non so, si tira indietro. Sì, la Vergine effettivamente ci mette del tempo a carburare dal punto di vista. Adesso, visto che stiamo parlando di sesso, comunque d'amore, Venere, in scorpione, ci mette del tempo, è, non, non ha fretta, è anche tante volte spesso anche timida. Eh, può esserci anche questo elemento, ma comunque non, non è che non è impetuosa. Potrebbe sembrare fredda a volte in assoluto potrebbe anche esserlo, ma in realtà poi in ultima analisi non lo è, per niente, eh, in generale. Alla fine tende un po' a coincidere con il mondo dello Scorpione, anche perché essendo un segno effettivamente molto intellettuale, cioè Mercurio, esattamente come qui, nel suo domicilio base, esattamente come nello Scorpione, dove Mercurio invece è esaltato. Eh, la Vergine è un segno che poi, quando entra nel mondo dell'Eros, è anche scorpionica, quindi... Erotica, non è tanto sensuale o sessuale, ma è molto erotica. Quindi c'è cioè, l'aspetto tecnico, diciamo così, se si può dire, è nella Vergine, che a un certo punto si scatena. Eh, poi la Vergine è legata alle mani, eh, le mani sono esaltate, eh, Urano è esaltato, Urano è la tecnica fare, fare, quindi eh, la macchina operativa. Parlo di questi argomenti perché stiamo parlando di... cioè, eh, non per i più piccini, perché siamo in, in orario protetto, no, infatti non ci sono piccini che mi parlano, scherzo, scherzo. Cosa dici, cara Zorè? Non preoccuparti, non eh, siamo... Niente, eh, lo dicevo così, questa è un po' la Vergine, no? così un po' pudica. Eh, allora, solo per dire, comunque effettivamente la Vergine una volta che ha superato i suoi pudori diventa come uno scorpione. quindi per la Vergine è estremamente buona questa, questa Venere, gli viene assolutamente incontro, quindi buon, un mese ottimo da un punto di vista erotico proprio, come dicevo prima, per la Vergine. <ride> Il segno della Vergine lo adoro. <ride> Perfetto, beh, io sono della Vergine, allora ti ringrazio. ringrazio eh, ti ringrazio a nome di tutte le Vergini. Eh, poi noi, noi due ci, noi due ci dobbiamo sentire eh? molto presto. Eh, ok, allora, ehm, allora poi eh, passiamo al segno eh, della bilancia. La bilancia che è lì vicina al, allo scorpione, adesso siamo proprio sotto il segno della bilancia, eh, se pensiamo alla bilancia, eh, per la bilancia lo scorpione è la seconda casa. Eh, Praticamente sarebbe, la possiamo associare al toro, quindi cosignificante del toro. Ora, ehm, per la bilancia mh, questa Venere ha un significato. È così erotica? Mm, sì, mm, allora, la Bilancia è un, se è un segno che ama molto, la, certamente ama molto il flirt, quando soprattutto naturalmente se so, ma così anche in generale. Allora, seconda parte eh, si era bloccato, eh, ogni tanto succede che si blocca. Eh, allora andiamo alla bilancia, alla bilancia questo segno così eh, raffinato, eh, così razionale, con questo Saturno, eh, portato all'estremo, esaltato, ma anche con questa Venere molto forte. Quindi avendo vicino lo Scorpione con questa Venere, è eh, insomma, è molto interessante anche per la bilancia. Seconda casa, seconda casa, beh, la seconda casa per la. Per la per la, per la bilancia più che altro è il settore anche delle cose concrete, materiali. Ricordiamoci sempre che la seconda casa è anche il settore dei soldi, della materia, del, degli oggetti, di ciò che si può possedere. Adesso non approfondisco questo, questo aspetto, ma la seconda casa è questa, è di, tutto ci, di, ciò, di tutto ciò che si può avere. Quindi più che rappresentare erotismo eh, vero e proprio, comunque la bilancia è un segno certamente che ama... Ha bisogno della la, la bilancia, forse è il segno che più ha bisogno dell'alterità. Una, una bilancia senza partner è veramente azzoppata, e claudicante. Questo può valere un po' per tutti perché tutti vogliono avere qualcuno accanto. Ma la bilancia, effettivamente, eh, ha bisogno proprio dell'altro per trovarne qui. Lascia anche molto spazio all'altro, effettivamente, è fatta proprio per, cioè elimina il suo, in qualche modo, il suo sole, infatti il sole è caduto nella bilancia, quindi il suo ego lo elimina proprio per lasciare spazio a qualcun altro. Quindi l'amore è sicuramente molto importante, quindi questo non bisogna mai dimenticarsi. Tuttavia questa Venere in Scorpione non ha tanto un valore relazionale, più che altro può essere un amore legato alle cose, eh, può essere anche un amore legato agli oggetti, anche al denaro, anche al fare, qualcosa che ti produca un benessere materiale. In questo caso si può dire si può, si può relazionare a tutto ciò, non si può parlare tanto di, di alterità di, di, di persone, in questo caso specifico. Naturalmente va benissimo, perché comunque la bilancia in generale sa giostrarsi benissimo in amore e trovare la persona che è più eh, è adatta per, per sé. In questo caso, durante questo mese, più che altro è concentrata. Anche su ciò che è creativo. Eh, la seconda casa è una casa anche che guarda molto al, al per esempio, è la casa della fotografia oppure del, del filmare. Eh, Filmare e fotografare o dipingere anche, riguarda l'immagine, l'immagine altrui o propria. Se uno ha una bella immagine, tante, ci sono attori, tanti attori, attrici, modelle che hanno pianeti importanti o persone che so, cantano, fanno spettacolo e che sono belle persone che hanno pianeti nella, nella seconda casa, che è proprio quella dell'immagine, oppure persone che uno può essere un regista, oppure un pittore, eccetera, e ha una casa sottolineata, seconda casa sottolineata. Quindi. È un periodo, questo, questo, questo ottobre per la bilancia è molto buono per realizzare qualcosa che ha un valore anche estetico, come la bilancia vuole del resto. La bilancia ama molto ciò che brilla in superficie, ciò che le, le belle superfici. Cosa vuol dire? Le belle superfici non sono superficiali, non è superficialità. Un quadro è superficiale? Beh sì, è superficie, perché un quadro, anche il quadro di Van Gogh con i, i girasoli è solo pittura buttata su una tela, però ha una sua profondità che noi vediamo, oppure una statua scolpita è superficiale ma ha una sua profondità. Ecco, per la bilancia c'è un po' questo ambiente artistico, diciamo, l'erotismo eh, è arte in questo caso, per, per la bilancia. Del resto la bilancia è un segno estremamente artistico, direi più in questa direzione che in una direzione eh, relazionale. Comunque la bilancia in ogni caso è sempre un segno della relazione. E poi arriviamo allo scorpione, eh, chiaramente adesso Venere sta transitando lì. E lo scorpione, più che mai in questo momento, eh, mette in luce questo suo. Naturalmente, semplificando, possiamo dirlo in un modo molto semplice: durante questo mese, lo scorpione è fortunato in amore, questo semplicemente. Quindi, soprattutto non so, nel, nel, nel trovare il partner giusto in questo momento, eh, vivere delle avventure, o, oppure se già è in coppia, vivere l'erotismo, la sessualità in un modo potente, forte, come lo desidera lui o lei, eh, e qui, questo è il momento è proprio dello scorpione da quel punto di vista. E poi di tante scoperte, perché appunto ricordiamoci che questa Venere è anche introspettiva, è, scava in profondità, è investigatrice, è, è un detective dell'amore, va a cercare nel, nel profondo, quindi attraverso, attraverso la, la sessualità si scoprono... Eh, mh, delle, dei nuovi scenari che riguardano l'altro ma riguardano anche se stessi. Quindi ti, si, il, lo scorpione scopre anche se stesso, scopre le sue, le sue qualità, il suo mondo pro, profondo, la sua psicologia. Ha un valore psicologico profondo, importante. Non bisogna vederlo come un fatto superficiale per niente, anzi è molto profondo. Eh, ripeto, c'è molto di mezzo il cervello, questo non bisogna mai dimenticare che quando c'è lo scorpione di mezzo c'è sempre la testa. Ripeto, si parla sempre appunto dello scorpione come di un segno estremamente sessuale, ma non è sessuale tecnicamente. Sessuale è il, to, è il leone, è in, in un modo diretto, semplice. Lo scorpione è molto più intricato di così, non lo si può, appunto, ripeto, è erotico, l'erotismo, come spiegato, è un'altra cosa. È una ricerca, è, una, è, un, è un percorso che si fa eh, in, un mondo, in un mondo interiore, che quello è quello dell'altro e il proprio. Naturalmente, c'entra il corpo naturalmente, l'aspetto dell'amplesso dell e la sua finalità ha una grandissima importanza, tuttavia, c'è un elemento eh, intellettuale cerebrale molto forte di ricerca. Quindi, comunque, in generale, chiaramente con questa Venere lo scorpione è fortunato. Poi abbiamo il Sagittario che viene subito dopo. Per il Sagittario eh, questo settore è la dodicesima casa. La dodicesima casa è quella dell'infinito, quella dei pesci, quella del, dell'oltre, quella dell'aldilà. È un settore misterioso, certamente, eh, quasi inconoscibile. Quindi per il Sagittario c'è qualcosa di sublime durante questo mese, si può dire, eh, legato all'amore. L'amore, il sentimento... Più che essere legato a una persona è legato a, una, a delle sensazioni. Poi il Sagittario ha anche una parte, certamente, il Sagittario è anche molto diciamo sessuale, è focoso, è un segno di fuoco, quindi si infiamma facilmente. Beh, anche fisicamente, cioè, nel senso che eh, certamente ha un approccio verso il sesso estremamente dirompente. Tuttavia, durante questo mese, più che esserci questo, c'è un interesse più per l'aspetto spirituale. Il sagittario, tra l'altro, è proprio segno, un segno doppio, come i gemelli. Questi sono i veri segni doppi, i gemelli e il Sagittario. Il sagittario ha una parte anche spirituale, sublime. Nettuno, che è il cavallo che corre. Beh, durante questo mese, con questo. Questa Venere, diciamo alle sue spalle, dodicesima casa, contando, contando da qui, se contate, arrivate qui alla dodicesima casa. Per il Sagittario è un, è un, è un mese di, di ricerca nelle, nelle profondità e anche di estasi per certi motivi. Eh, riesce a sentire, a percepire: a... È, un mese, è veramente un mese magico. L'amore si, si fa magia, i suoi sentimenti vanno verso l'alto, verso il sublime. Eh, le sue frecce, il Sagittario le scocca verso le stelle, non tanto verso il terreno, verso, verso il mondo materiale, no, beh, verso l'alto. Questo è il momento del, del Sagittario in, che si, si configura in questo modo. Poi c'è il Capricorno eh, che si associa sicuramente allo Scorpione, anche qui, un po' come dicevo prima, dell'Ariete. Qui, che cosa abbiamo? Marte, beh, nel, Scorpio, nel Capricorno, abbiamo Marte esaltato. Eh, eh, nello scorpione abbiamo Marte nel suo domicilio base. Tra l'altro sono due segni relazionati fra di loro, certamente qui c'è un, un sestile. E contando da qui, allora cosa abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siamo nel, nell'undicesima nell casa, eh, che sarebbe quella dell'amicizia. Ora, cosa significa questo? Eh, beh, così, in sempre in generale, naturalmente qui bisogna vedere eh, il vostro tema, tema per tema, ma... Eh... In realtà l'undicesima casa non è particolarmente, cioè l'acquario non è un segno particolarmente passionale, un segno molto pacato da questo punto di vista, anzi molto trattenuto, che bada di più all'amicizia, alla spiritualità, al rapporto, eh, al dialogo, al fare delle cose insieme, ad evolvere, all'evoluzione. Quindi lascia da parte è proprio il contrario della quinta casa, che è proprio quella del, del sesso, effettivamente, dell'esplosione dell energetica. E quindi per il Capricorno questo è un mese che può essere... Certo, all'insegna di, di certe amicizie, che però possono avere qualcosa di interessante da un punto di vista erotico, anche per le persone, diciamo sole, capricorno, che inc possono incontrare qualcuno che è un'amicizia, pensano che è solo un amico, oppure un'amica, invece, poi alla fine scoprono che può essere qualcosa di più. C'è l'amore che. L'erotismo che si fa strada attraverso l'amicizia, questo semplificando, può essere il significato effettivamente di questa Venere per il Capricorno, che in realtà è molto buona, eh, perché tenendo conto del fatto che c'è un sestile, quindi il, il Capricorno è a parte che il Capricorno ha anche Saturno in questo momento, ancora dalla sua parte, quindi è molto forte proprio nella testa, proprio nella su nel suo ragionare, nel suo pianificare, organizzarsi. Questo si aggiunge, eh, questo mese è interessante, comunque è fortunato in amore, sicuramente con questo sestile. Poi abbiamo l'Acquario. Eh, in questo caso, allora, contando che cosa che abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, la decima casa. Ora, per l'Acquario, eh, decima casa, poi teniamo conto del fatto che c'è una quadratura. Allora, Venere non è associata all'Acquario, cioè non è così interessante, quindi per l'Acquario non è un mese eh, così eh, febbricitante, cioè esplosivo da un punto di vista sessuale. Eh, a parte che l'Acquario eh, Naturalmente ci sono gli acquari, ma l'acquario è sempre un segno comunque che mh, ama, mh, ama più l'amicizia, lo stavo già dicendo prima, più che, che la sessualità. Non è un segno particolarmente, cioè è l'esatto contrario del leone, cioè il leone è proprio il segno della sessualità. Questo non vuol dire che non ci siano acquari, ci sono persone di ogni genere, ci saranno anche leoni molto calmi, anzi ci sono sicuramente. Comunque in questo caso, in particolare durante questo mese, diciamo, l'aspetto la dell'amore non è così interessante per... Per, per l'acquario. Che cosa si può dire dal momento che si trova nella decima casa? Diciamo, facendo questo giochino, contando così in questo modo, ma che funziona, guardate, funziona piuttosto bene, così generalizzando, si può dire che in questo durante questo mese per l'acquario importante è l'ascesa professionale, cioè costruire, realizzare, vincere, ehm, ottenere dei risultati in, in ciò che fa, in ciò che realizza, in ciò che costruisce nella sua vita. Quindi eh, cioè, l'erotismo sta lì, l'erotismo può esprimersi in tanti modi diversi, non è detto che sia solo legato a una persona, eh, in questo caso è legato al, all'ambizione, è legato al, al lavoro, è legato anche a, a una fortuna discreta effettivamente Nell'ottenere dei risultati degli obiettivi che l'acquario vuole raggiungere, quindi io direi ben poco da un punto di vista relazionale, molto di più da un punto di vista eh, del lavoro in particolare. I pesci, beh, i pesci: eh, altro segno d'acqua, molto ben relazionato al, 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 allo, allo scorpione. Qui funziona anche molto bene: 1, 2, 3, 4, 5. No, scusate: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 non a casa. Allora, non a casa. Poi del resto, comunque eh, i pesci sono fortunati durante questo mese, eh, in amore, perché c'è un sestile. Ora, la non a casa è quella del lontano. Quindi l'amore eh, eh, può essere lontano. Certo, può essere un amore che all'estero con il quale si ha, non so, come succede oggigiorno, cioè. Oggigiorno, ma che, ma cara Zorel, cosa dici di questa? Parli in un modo un po', un po di, come se vivessi negli anni '80, eh, Scusami, eh, sì, effettivamente, oggigiorno. <ride> sì. Hai ragione, Carazzo. Allora, eh, insomma, con internet, eccetera, no? Perché stavo pensando al, al, cioè, quando ci sono delle relazioni epistolari, no? cioè quando ci si scrive da lontano, eccetera. Eh, beh, insomma, oggi è facile, no? insomma, con i, con i computer, eccetera. Eh, amori all'estero, ecco, diciamo così, eh, per i pesci c'è questo. Ora, Naturalmente Non è detto che sia un fatto legato semplicemente alla tecnica o insomma, legato alla tecnica o a internet, può essere che effettivamente il, il sagittario fa un viaggio adesso, durante in questo periodo, e se tu del sagittario fai un viaggio, facilmente trovi l'amore. Eh, se, se ti sposti, potrebbe anche essere un viaggio non lontanissimo, forse sei in una regione dell'Italia, ti sposti di regione e trovi l'amore, oppure se ti allontani. Ancora di più, il che, diciamo, da un punto di vista del sagittario è meglio, perché Sagitario sagittario ama, ama le grandi distanze, le lontananze estreme, allora ancora più facilmente. Quindi spostandoti in un'altra nazione, facilmente trovi... Oppure c'è qualcuno che dall'estero arriva eh, nella tua città, mh, una persona straniera, e può nascere l'amore con una persona straniera. Quindi qui c'è molto le... il fatto del lontano. Oppure l'amore che... Prende, si, si ravviva viaggiando, eh, se è già insieme, tu sei del Sagittario, viaggi in questo momento con la persona che ami, ti sposti, allora diciamo, il viaggio diventa veramente romantico e diventa particolarmente stimolante, anche da sotto un punto di vista eh, erotico, cioè non si sta, insomma, so dove abiti, che ne so, in Liguria, ma vai, so, tanto per dire, insomma, un paese qualunque, cioè una regione qualunque. Vai a Parigi, eh, Parigi romantica, e lì eh, esplode il sentimento e l'erotismo in un modo molto forte perché ti trovi fuori casa e questo è molto stimolante. Ecco, questo può succedere effettivamente al Sagittario. <ride> ecco, allora ho passato in rassegna i vari i segni, eh, ho detto qualcosa di ogni segno, spero che queste, queste indicazioni vi siano utili. Tenete conto che è un fatto eh, generico generale che ha un suo, un suo perché, non è che non sono sbagliate queste, naturalmente bisogna vedere ognuno di voi, a dipendenza di dove ha Venere, poi tutta la struttura del suo tema natale, tenete conto sempre che è tutto sempre un fatto molto personale, queste previsioni hanno un valore generale, tuttavia hanno sicuramente è un clima, è un'atmosfera, è un vento che tira, quindi potete prenderle in considerazione in una certa misura. Sono anche vere, non del tutto in un modo specifico che vi, vi, vi concerne in un modo proprio puntuale, ma in generale c'è sicuramente qualcosa. Bene, allora eh, finisco qui a meno che qualcuno non abbia qualche domanda fondamentale da fare, eh, finisco anche perché credo di aver raccontato quello che c'era da raccontare un po' velocemente, però ritengo che, sia, che vada bene. Cosa dici Carazorella? È sufficiente? Sì, è sufficiente, secondo me va bene. Ecco, ok, perfetto, allora. Eh, cara Zorella ha messo la pietra sopra. Allora, vi saluto, siete molto felici. e Buona serata, alla prossima volta. Ciao.